della decenza. Più difficile guardare che cosa si possa trovare nelle zone che non sono aperte al pubblico. E allora Fabrizio Gatti dell'Espresso ha fatto un giro nei sotterranei dell'ospedale Niguarda. Vi facciamo vedere che cosa ha trovato con Romolo Sticchi. Spesso in Italia gli ospedali hanno due facce. Una, quella che si vede, fatta di nuovi reparti, comunicati stampa su terapie innovative. L'altra, quella che non si vede, fatta di incuria e di abbandono. La faccia che si vede è quella di sopra, quella in cui passano i medici con i loro camici bianchi e gli stetoscopi in bella mostra. L'altra, quella che non si vede, è alla fine delle scale che portano nei sotterranei. Anche l'ospedale Niguarda di Milano non sfugge alla regola. Fabrizio Gatti dell'Espresso è sceso per quelle scale e quello che si vede lascia pochi dubbi. Corridoi luridi che sembrano usciti da un film dell'orrore. Li percorri con la sensazione che più ti addentri nelle viscere dell'ospedale, più la situazione peggiorerà. Ed è vero. Negli stanzini si trova di tutto, rifiuti, escrementi, materiali abbandonati. E più avanti c'è pure quello che non vorresti mai trovare in un ospedale, veri depositi di rifiuti ospedalieri in attesa di essere smaltiti. Questo è qui dal 26 gennaio 2012, dal 5 febbraio, 12 novembre 2010. Ci sono contenitori con sostanze organiche infettive e se cammini un po' trovi anche sacchi pieni di amianto. I rischi per la salute qui sotto sono elevatissimi. Questa roba dovrebbe essere da qualche altra parte, dovrebbe essere smaltita in fretta, ma più i rifiuti sono pericolosi e più costa smaltirli. E il rischio è che restino qui sotto per tanto, troppo tempo. Bologna e Lucio Dalla, tutta la città piange il suo.